Amici dell'Esperto Risponde, buonasera e bentornati. Avvocato Tonio Descalchi ancora insieme a voi un'altra sera per parlare di argomenti che possono essere per voi utili, che possono essere soprattutto di aiuto. Questa sera siamo sempre un po' nella scia di quello che è il post-Covid, quello che riguarda soprattutto anche gli adempimenti fiscali e perché no contributivi. Questa sera infatti che cosa andiamo a snocciolare, di cosa andiamo a parlare insieme a voi? Parleremo della sospensione dei versamenti che era stata fatta per l'INAIL, quindi come anche per i contributi dell'INPS, come per l'IVA, ricordate che con i vari decreti emanati durante il periodo di pandemia vi era la possibilità di posticipare i versamenti dei contributi, abbiamo parlato anche di questo in un'altra puntata dell'Esperto Risponde. Adesso andiamo a vedere nella fattispecie cosa dover fare per giustificare con l'INAIL questo diciamo sospensione. Deve essere intanto utilizzato il portale dell'INAIL, quindi www.inail.it, e bisogna essere degli utenti abilitati sia a livello di azienda privata, cittadino, sia anche come intermediari, e in questo caso dovrete poi come intermediari indicare le aziende per le quali dovete fare questa comunicazione. Che cos'è? Questa è una comunicazione che devono fare tutti i soggetti che hanno appunto beneficiato di questa sospensione durante la pandemia, quindi tutti coloro che non hanno versato le rate dell'INAIL, per esempio io posso pensare quella del 16 di maggio, dovranno fare questa dichiarazione. Il 24 giugno sono uscite le modalità operative e questa si rende necessaria per tutti quelli che non hanno fatto i versamenti nelle date diciamo originarie e appunto poi posticipate visto l'emergenza. Quindi mi raccomando, chiunque di voi non avesse ancora versato l'INAIL, che tranquillamente può farlo, ricordiamo che non vi è neanche una sanzione, deve però fare questa comunicazione. Dicevamo, accedere al portale dell'INAIL www.inail.it e andare in comunicazioni sospensioni / recuperi agevolati Covid-19. Questa è la dicitura esatta per coloro i quali vogliono e devono presentare questa domanda per poi evitare di incorrere successivamente nelle sanzioni, perché questa è una discriminante in quanto poi l'INAIL farà una sorta di controverifica. Chi non ha inviato questa comunicazione sarà soggetto eventualmente al pagamento delle sanzioni, perché l'INAIL ritiene di non essere a conoscenza della sospensione per motivi legati alla pandemia. Non vi è la possibilità di fare poi ulteriore, oltre a questa diciamo comunicazione, integrazioni o modifiche se non tramite PEC, quindi la comunicazione è unica. Se doveste poi rendervi conto in un successivo momento che vi è da fare un'integrazione o una rettifica, queste due possono essere fatte solo ed esclusivamente tramite PEC, alla PEC dell'INAIL, quindi non potete fare un'altra comunicazione molto importante perché verrebbe comunque rigettata. Dicevamo appunto che bisogna essere o azienda o utente abilitato, ovvero intermediario, bisogna indicare il motivo della sospensione, vi si aprirà un menu a tendina con i vari decreti in relazione alle tipologie di sospensioni per i quali non sono stati versati i premi dell'INAIL, e nel caso di eventuale incongruenza per cumulo di agevolazioni ottenute durante la pandemia, il sistema stesso andrà a rilevare l'anomalia e quindi eventualmente vi andrà a comunicare questo. Un'altra cosa importante, sempre sul sito dell'INAIL avete la possibilità di controllare lo stato della domanda, quindi una volta che è stata inoltrata la domanda, successivamente entrando sempre con le vostre credenziali vi è la possibilità di controllare lo stato per capire se la domanda è stata accolta, respinta oppure, perché no, come abbiamo appena detto, in presenza di anomalie per le motivazioni che poi sarà l'istituto a dare. Quindi molto importante, chiunque di voi non abbia ancora versato i premi INAIL in relazione ai decreti che hanno prorogato tali versamenti per la pandemia, per poter usufruire di tale sospensione senza incorrere nelle sanzioni dovrà fare questa comunicazione all'INAIL, comunicazione, ricordiamo, di sospensioni / recuperi agevolati Covid-19. Abbiamo terminato con questa puntata dell'Esperto Risponde e io vi do appuntamento alla prossima puntata, e un saluto da vostro Tonio Descalchi. Buonasera a tutti.